Allora, interni di Skoda Superb. Eccoci qua, Luca. Ciao Diego. Allora, diamo un'occhiata a questa all'ammiraglia di Skoda. A colpo d'occhio effettivamente ci si rende conto subito di essere in un alto di gamma. Il discorso del comfort è un fatto soggettivo, ma qui sei un botto di ferro. esatto, quindi questo non si può trasmettere, però diciamo che almeno a parole proviamo a raccontarlo. Esatto. Allora, stiamo andando a fare un piccolo test con Skoda Superb. Sto guardando prima di tutto il volante a quattro razze, esatto. In pelle, vedo. Sì, Massimo. Ti comunico, siamo all'interno di una Skoda Super 2140 cavalli, 4 ruote motrici. Le ruote motrici in questo momento non sono utilizzate perché noi stiamo procedendo tranquillamente a una velocità di circa 40 km orari. Le 4 ruote motrici si attivano automaticamente quando c'è necessità attraverso l'uso dell'ABS e dell'SP. Sono i sistemi comunque di sicurezza, ma sono i sistemi che vengono utilizzati per far attivare i meccanismi di 4 ruote motrici. Come puoi vedere, l'interno è sempre un alto di gamma, quindi abbiamo a livello di estetica comunque la radica all'interno del veicolo. Il navigatore che è in dotazione su quest'auto è un navigatore di intermedio come tipologia, ha già Bluetooth, preso USB, lettore per CD, vedo. Per CD, MP3. MP3, navigatore, ti dicevo, in dotazione. Se schiacciamo il navigatore è attivabile attraverso un display touch. Sì. Abbiamo sia la manualità del tasto, sì, che comunque la scelta attraverso l'indirizzo del... Sì. Adesso proviamo già l'indirizzo che avevamo memorizzato, quindi lui in automatico ci avvia velocemente. Calcolo dell'itinerario in corso. Verso l'indirizzo desiderato. Proseguire per 500 metri su questa strada. La qualità esatta della configurazione è ottima, perché hai comunque il software, ricordo sempre, del gruppo Volkswagen, molto preciso, quello che abbiamo potuto notare noi. Poi ti ricordo che su questa versione è possibile anche montare un altro navigatore, il display ovviamente di dimensioni più grandi, fino a 7 pollici, chiaro. Vedo qua il climatizzatore bizona. Esatto, automatico bizona, hai la possibilità di avere comunque un quadrizona, perché nella parte posteriore ovviamente non lo possiamo vedere adesso che siamo in movimento, ma è una regolazione del climatizzatore per i passeggeri, quindi il climatizzatore e le persone che sono all'interno possono modificare la temperatura, magari più caldo o più fredda, secondo delle proprie esigenze. Uh-huh. Poi vedo qua che c'è un cambio manuale a 6 marce. Sì. C'è la possibilità di avere anche l'automatico? Esatto, con il cambio DSG del gruppo Volkswagen. Quindi, diciamo, sia nella versione non 4x4 che anche nella versione 4x4. Una curiosità, Luca, parlavamo di 4x4 appunto prima e del fatto che comunque sia tutto gestito automaticamente dall'auto. Questo significa che nel caso in cui, non so, ci si trovi a, non so, a guidare su un terreno innevato, sì, non devo fare assolutamente niente, è l'auto che decide di attivare il 4x4 se c'è un pattinamento delle ruote, delle gomme, ecco, sì. Quindi diciamo che non devo fare assolutamente niente, è l'auto che decide come e quando attivarsi per, diciamo così, fare la miglior diciamo performance di presa e di trazione. Esatto. Benissimo. E questo ti permette di far funzionare il sistema 4x4. Scusa, anche che do un'occhiata. Ecco, esatto, sì. Anche quando comunque non c'è solo neve, quindi anche quando magari il fondo stradale non è ottimale. Non è ottimale, no, questo è molto 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 importante. Bene, bene, io continuo poi nel frattempo a dare un'occhiata, per adesso ti ringrazio. Grazie e poi proseguiremo l'approfondimento su Superb e anche su tutte le altre auto della gamma Skoda. A Perfetto. Presto, ti saluto, grazie. A presto, Diego. Ciao.